Nella puntata precedente abbiamo consumato il percorso 117 a forza di camminarci sopra alla ricerca di selvatici. Ci siamo resi conto che Claydol c'ha la testa enorme. Dopo essercela vista parecchio brutta, abbiamo conquistato faticosamente la medaglia Dinamo. Ma dopo tanta ilarità e tanta allegria nell'asfaltare Max e Fiammetta col nostro pennutazzo preferito, ci siamo inesorabilmente schiantati sulle chiappe dello slacking di Norman. Pensavamo di aver superato tutti i problemi dopo aver battuto Walter, ma ci siamo resi conto che in realtà con Walter i problemi erano soltanto iniziati. Salve a tutti e bentornati in questa meravigliosa challenge che vede un Wingull, soprannominato simpaticamente Peppe, scontrarsi da solo contro tutto Pokémon Rubino. Per la prima volta qui sul canale siamo davanti ad una challenge che durerà più di 4 episodi. Perché Pokémon Rubino è un gioco un po' più lungo? Forse. Ma soprattutto perché il nostro Peppe è un Pokémon speciale, è uno dei pochi della terza generazione che personalmente trovo simpatico, carino, il più simpatico di terza gen forse. Ce n'è anche un altro, ma non vi anticipo niente. Però purtroppo è anche un Pokémon che sta incontrando severe difficoltà nell'affrontare questa sfida. Ripassando brevemente le regole, non me va a destarci troppo sopra, combatteremo logicamente solo con Peppe, che potrà tenere strumenti tipo bacche, ma non potrà essere curato con pozioni o drogato con gli attacco X, per dire. Solo le Pokéball atte a catturare i selvatici che usiamo per le MN saranno strumenti utilizzabili in battaglia. Questa non è una prova a tempo, non è una run, ma si tenta comunque di non perdere troppo tempo, perché il tempo in game sarà comunque oggetto di valutazione finale per posizionare il Pokémon nella chart. Dai titoli di terza gen in poi ci sono gli scontri doppi, quelli non ufficiali pazienza, gli affiancheremo uno degli Zigzagoon che fa ruggito magari, ma per quanto riguarda il doppio ufficiale, Tel e Pat, depositerò tutti i Pokémon e metterò vicino a Peppe un Magikarp, perché se no non possiamo partecipare al doppio coi gemellini rompi maroni se abbiamo un Pokémon solo. E va bene, a puntata scorsa ci siamo accorti che forse Peppuzzo non è ancora pronto ad affrontare la temibile sfida padre versus figlio. Allo stato attuale del nostro nudo siamo alquanto mosci per scagliarci con successo contro la corazzata Potiomsky di Norman, quindi mi dispiace iniziare video così, anche Peppe non è che fosse contento di ciò, ho dovuto pure consolarlo, ma ci tocca riprenderci a martellate l'Underballs e livellare un pochettino. Inizialmente decido con estrema saggezza di limitarmi a sterminare gli sgherri del Papi, evitati non perché fossero di temibile difficoltà, ma soltanto per andare subito al punto e capire la situazione con Norman. Certo è che non riuscire a one-shottarli subito, ci posiziona sempre quel tantino col culo all'aria che può anche bastare per farci bussare alle mutande da uno di sti qua, specie da sti Zangus maledetti. Per fortuna Delcatti lo asfaltiamo con relativa facilità, perché a me Delcatti mi sta un po' sulle palle, devo dire la verità. Spero di non ferire i sentimenti di nessuno. Non abbiamo la facoltà di surfare né di far volo. Ciò può voler dire soltanto una cosa, che una volta finiti i scagnozzi qua dentro, dobbiamo metterci nella nostra bici sponsored by Clelio, facce venire le piaghe da decubito al culo a forza dei pedalai in questo giro de Owen che ci riporta fino al deserto, dove prendiamo un Sashryu che ci servirà per forza. E nel frattempo mi viene anche in mente una delle mie solite mezze idee, che in questa challenge nello specifico bene o male si stanno rivelando tutte un po' idee della minchia, ma stavolta sento che il ragionamento non è troppo malvagio. E se provassimo ad usare tossina? Sì, regà, a me del livello qua non me va, cioè, già me pesano i coglioni. Sto a cercare la scappatoia a tutti i costi. È vero, non siamo forti tanto da rimanere in piedi per molti turni, ma le nostre speranze di vita sono comunque raddoppiate rispetto ad uno scontro normale, dato che Slaking ciondola, attaccandoci un turno sì e un turno no. E questa è una caratteristica che Peppe deve poter riuscire a sfruttare in qualche modo. Se vogliamo uscire vivi da Norman, è necessario far tesoro di ogni cosa che può andare a nostro vantaggio. Recuperiamo poi tossina dal cammino ardente, e dopo aver fatto fuori migliaia di selvatici che ci facevano scalfire a malapena la barra dell'esperienza, dopo tutto sto tempo che ci è voluto per arrivare a quel 45 che può farci comodo, è ora giunto il momento di riprovarci con Norman, prima senza, poi eventualmente con tossina. Supersuono come al solito fallisce, subiamo facciata, un altro fallimento di supersuono, mamma mia, iniziamo proprio bene qua, Riavvio perché stiamo già a brandelli, dai, riproviamoci, magari supersuono entra a sto giro, spero. E invece no, fallisce, e facciata fa brutto colpo. Altro che facciata, qua ci ha preso in piano un Ivego e non ce ne siamo manco accorti. Riproviamo di supersuono e sto giro finalmente lo confondiamo. Si colpisce pure da solo, se
bene comunque se faccia il solletico, ma tentiamo di buttarlo giù di pistolacqua, perché in cuor mio spero sempre che, essendo la mossa sua, quella del suo tipo, magari possiamo sfruttare quel tantino in più di bonus che ti dà utilizzare le mosse del tuo tipo, insomma. Cioè, spero che faccia leggermente più danni, però decido comunque di buttarlo giù di onda sciocca. Arriviamo a Vigoroth, ancora 9 di pacca, vita al massimo, quindi riproviamo di supersuono, che regolarmente fallisce, ma fallisce così tanto solo a Peppe supersuono, cioè è così infallibile il fatto che supersuono fallisca? Solo con Peppe oppure con tutti? Supersuono perché ce l'ha l'avversario, non fa cagare, ce l'abbiamo noi, fa schifo al cazzo? Tutte domande che non troveranno mai una risposta. Vigoroth ce fa, sì, facciata, ma ci toglie soltanto 34 PS. Non è come Slugging, dai. Meno male. Secondo supersuono e finalmente confusione avvenuta con successo. Si colpisce da solo e onda shock lo porta a mezza vita. Secondo facciata e siamo a 38 PS. Non riusciamo a far fuori Vigoroth di onda shock, ma ci pensa lui colpendosi da solo. E devo dirlo, ci sta abbastanza de culo. Ma nonostante c'è annata de culo, io non ho idea di come fa a sopravvivere all'ultimo Slugging, pure più forte del primo. Ci arriviamo a 38 PS. Stiamo già con una zampetta nella fossa, cioè questo ci usa come preservativo, porco Giuda. Com'è sto finale è scontato. Ci provo comunque, per carità, andiamo di supersuono che come di tradizione fallisce sempre. Facciata ci annienta, ci smolecola, ci disintegra. Manca a dillo proprio. Mi vedo dunque costretto a provare la strategia tossina, seppure non so quanto possa aiutarci, ci provo. Sfanculiamo sto maledetto supersuono che già mi sta sulle palle. Vediamo che succede dunque. Iperavveleniamo il primo Slugging che ci fa facciata e c'ha niente. Ci smolecola e questa era di prova, dai. Rinsegniamo tossina, si riparte stavolta con un bel turpiloquio blasfemo da brandire con decisione stretto in mano. Riavveleniamo Slugging che ci fa sbadiglio, dopo un da shock inevitabilmente cadiamo tra le braccia di Morfeo. Norman se vede che tra una sconfitta e l'altra si era andato a fa un paio dei negroni al baretto dei Petalipoli e è tornato mezzo storto, perché ci fa sbadiglio seppure già dormiamo. Non è proprio da Norman questo. E l'iperavvelenamento inizia a erodere piano piano Slugging. Un'onda shock gli dà una mano e passiamo a Vigoroth del cazzo, che intossichiamo come Slugging, ma facciata ci fa un bel danno, perché coi problemi di stato il danno di facciata aumenta. Per giunta mi sclicco e faccio tossina due volte. A Norman, ma vaffanculo maledetto, padre del genere. Vi giuro, mi vi è voglia di rinnegarlo. E poi com'è possibile che nostra madre c'ha i capelli marroni, nostro padre brizzolato, però di mezza età, brizzolato, voglio dire, normale, e noi abbiamo già i capelli bianchi? A me sta cosa non mi torna. Qual è la verità attorno a questo povero personaggio? Rinsegniamo tossina, raccogliamoci le palle, mettiamocele in spalla e giù a facce fa de nuovo il culo da Norman, un po' alla Sweet Home Alabama, devo dire. Riavveleniamo Slugging che ci fa facciata e qua la bestemmia va assaporata. Per farvela breve, falliamo ancora, ancora e ancora, ma anche altri ancora che non vi mostro, perché sennò sto video vi dura un'ora e mezza. Quindi stanchi, esausti di essere il sacco da box del papi, io e Peppe ci guardiamo un attimo in faccia e decidiamo che è giunta l'ora di rilivellare un altro po'. Di fronte a queste circostanze, meglio rimettersi in cammino e tornarcene di nuovo lì, dove abbiamo selvatici un pelino più forti di tutte le pippe che abbiamo incontrato finora. Il deserto. Però mi sono ricordato che non avevo mica combattuto contro tutti gli allenatori del passo selvaggio, quindi vediamo di scroccare due punti esperienza spuzzolosi da questi inferiori e scalfire un po' sta barra esperienza che veramente ormai progredisce livello microscopio. Devo riconoscere che il passo selvaggio c'ha un non so che di accogliente, di invitante, non lo so, a me mi è sempre piaciuto sto percorso, però per nostra sfortuna c'ha dei selvatici pippaformi di merda, delle seghe fotoniche. Decido quindi di tornare nel deserto perché almeno lì Pokémon Arventi ci arrivano, e mentre sono qui ad asfaltare altrettante scartine caramellate, sbatto la testa addirittura nella coppia di reporter rompipalle che mi tocca fronteggiarla con Katzagun perché è il più innocuo della brigata, e nel farlo mi pia 14 livelli. Nel frattempo quindi mi torna alle memorie qualcosa di cui lì però mi ero completamente dimenticato. Proprio nel preciso istante in cui mi stavo addormentando su me stesso al milionesimo selvatico insulso abbattuto senza fatica, farmando strumentini simpatici con gli Zigzagon, ma procedendo a passi di buco di culo di formica, mi sono ricordato de Gelo Raggio che prima o poi avrei dovuto comunque prenderlo. Ecco, mi trovo adesso nel momento preciso per andare a comprarlo. Sono vicino agli 80k necessari, quindi è sufficiente vendere un paio di strumentini zanzati dagli Zanzagun e andarci a prendere finalmente Gelo Raggio. Finalmente, ero così emozionato che ho provato addirittura a comprarlo senza prima acquistare i 4000 tokens necessari. Sapevo in cuor mio che da bella attaccante speciale qual è Peppuzzo, Gelo Raggio avrebbe fatto sicuramente la differenza, dando una svolta a questa situazione di merda. In più, nel mentre abbiamo anche una vaga speranza di surgerargli gli Slugging,
Quindi queste 80.000 poche lire sono l'investimento giusto da fare. Scatta quindi l'operazione Findus. Ce ne torniamo dal Papi con un livellino in più, ma con la mossa definitiva nella tasca MT. Una volta dinanzi al Papi salviamo, insegniamo gelo raggio al buon Peppe in sostituzione dell'inutile supersuono, che confonde quando gli pare. A me sinceramente mi ha rotto il cazzo. Proviamo dunque questo nuovo moveset. Gelo raggio fa effettivamente danni importanti al primo slugging, ma abbiamo anche il vantaggio che lo surgela nel mentre. Altro gelo raggio e Norman logicamente lo cura. Con un altro paio di gelo raggi lo riportiamo in red zone e Onda Shock lo finisce. Dobbiamo risparmiare i gelo raggi per gli altri due. Vigoroth subisce più di metà vita di danni. Lacerazione ci porta a 73 PS e un gelo raggio finale finisce Vigoroth e siamo al secondo slugging con ottime speranze di sopravvivenza. Gelo raggio, togliamo un terzo di vita a slugging che ci fa facciata e ci lascia miseramente appesi a 6 PS insulsi. Questo è un momento critico di massima tensione per Peppe, ma pure per me, che c'avevo i cerchi alle ascelle, ero sudato, ero in condizioni pietose. Se slugging non finisce in red zone, abbiamo quasi sicuramente la vittoria in mano, salvo fantozziani imprevisti, tipici in questo genere di situazioni. Considerando che slugging ciondola sempre il turno dopo aver attaccato, se dopo questo gelo raggio rimane in zona gialla, non entra quindi in range per farsi curare da Norman, in due turni ce lo levamo dai coglioni. Rimane in zona gialla, ciondola e con un gelo raggio finale diciamo finalmente addio a slugging maledetto e a sto rotto in culo del Papi. Questo è uno dei pochi casi in cui se eravamo forse un pochino più forti, se stavamo a quel 47 o al 48, invece che essere in vantaggio finivamo nella merda totale, perché il nostro attacco faceva leggermente più danno portando in zona rossa slugging e venendo quindi certamente curato, rimanendo esposti per più turni alla furia di slugging, aumentando di molto il rischio. Questa vittoria doveva accadere ora e poteva accadere soltanto adesso. E con la medaglia armonia del Papi, ma soprattutto con la facoltà che questa sblocca di poter utilizzare Surf, abbiamo finalmente tutta l'altra metà della mappa che ci si è aperta. In smeraldo te la dà direttamente il Papi di Lino, mentre qua stiamo su Rubino e dobbiamo andare a chiedergliela noi, la MN03 di Surf. Insegniamola al nostro Surf Zagoon e siamo finalmente pronti ad affrontare incarichi meno stressanti per il nostro Wingull Peppe. Pedaliamo per tornare a Ciclamipoli, anche se forse col senno di poi avremmo fatto meglio a passare per mare. La rotta di Bluruvia Porto Selcepoli sarebbe stata un'ottima occasione per allenarci un po' di più, massacrando gli inferiori della zona ad onda scioccate in fronte. Invece passiamo per terra e ci sorbiamo un percorso sì più breve, ma inutile, completamente inutile. Che ve posso dire? Questa challenge mi sta insegnando moltissimo su questi giochi. Ne esco sicuramente formato per nuove fantastiche mirabolanti avventure del futuro. Nel frattempo che ce ne torniamo a Ciclamipoli, voglio anche ricordarvi che potete supportarmi attraverso una donazione al link PayPal in descrizione. I miei video non sono monetizzati né sponsorizzati da nessuno. Si va di ruota libera, vi offro contenuti sinceri e svincolati al 100% da ogni compromesso. E se questi contenuti vi piacciono, vi intrattengono, vi donano un sorriso, perché non supportare il vostro tubo attraverso una donazione al link PayPal in descrizione? Intanto Valterino ci dà le chiavi della centrale elettrica di Ciclanova, che onestamente non so se è un'attività facoltativa o meno, ma io l'ho sempre fatta subito. E il problema di Ciclanova, la centrale elettrica, è che è la tana di Magnemite e Voltorb. Una missione da psicanalisi, da incubo per il nostro Peppe, che di Magnemite e Magneton ce n'ha piene le ali e pure le palle. Avendoci piene le palle non sapeva più un domette se li se li è messi sulle ali. Traumi esistenziali a parte, superare il puzzle delle porte, quel paio di Voltorb trappola spuzzolosi, così pietosetti messi qua e là. La centrale in generale è una baggianata. Premere il bottone rosso gigante dall'aspetto dolciastro e caramelloso è un gioco da ragazzi. È tutta questione di quanto si è previdenti e disposti ad investire in repellenti. Il tempo è denaro, ma il tempo non si compra indietro. Una volta risolta la quest, Walter il maledetto, con ancora i bruciori de culo e io ancora coi capelli bianchi, ci dona la MT24 di Fulmine. Inutile con Peppino, però con altri Pokémon sarà sicuramente un punto di svolta importante della challenge. Ho già in mente un paio di challenge particolari con un paio di Pokémon che solo ora, a 30 anni suonati, da fanfare d'orchestra tra le migliori d'Italia oltretutto, ho iniziato a comprendere ed apprezzare. Ma niente spoiler, ve ne parlerò quando sarà il turno loro. Quando sarà il loro momento di iniziare la scalata verso una qualsivoglia Lega Pokémon. Ora possiamo con Surf andare dall'altro versante dello specchio d'acqua che divide in due il percorso 118. Non so nemmeno io perché, forse perché se non mi sento sporco dentro, prendo l'amo buono. Sconfiggo i lezzoni della zona, poi Rocco spawna dal nulla e mi fa discorsi strani ed esistenziali su che tipi di Pokémon allevo. Cioè, sto ragazzo, io non voglio dire, vabbè che forse su sta challenge se stiamo a fissare sulle capigliature della gente, ma sto poraccio, porco Giuda, che ci avrà 20 anni, 18, 25, non so quanti anni c'ha Rocco.
Dovrei andare sulla wiki dei Pokémon a vedere. Ma cazzo, già brizzolato sto poraccio, è stressato da morì questo. Cioè, se vede anche, se riscontra in questi discorsi folli che ci fa così dar nulla. Personaggio eclettico, Rocco. Ma una volta superato sto monologo inutile, qua è tutto uno spellacchiare inferioretti maggiormente uccellari fino a raggiungere la stazione meteorologica. Qui c'è un letto utilissimo perché a forza di sculacciare inferiori ci abbiamo male alle mani, quindi ci dobbiamo un attimo riposare. E qui alla stazione meteo dobbiamo far fuori una magma tenente, logicamente passando prima per la sua schiera di pippe clamorose, e questa magma tenente è anche lei a sua volta una pugnetta liturgica. Cioè Numel lo asfaltiamo con pistolacqua, ma Etienne giusto con un gelo raggio, chissà se per merito o meno del brutto colpo, e se la siamo levata dalle palle. I dipendenti della stazione meteo ci regalano un inutile cast form che ci viene in soccorso giusto perché tiene acqua magica come strumento. Noi gliela prendiamo, seppure busta di poco le mosse di tipo acqua, questo strumento ci potrebbe essere utile, e poi liberiamo il povero cast form regalandogli una vita migliore. Altra curatina sul letto magico e se vola finalmente a Foresta. Eh no, dai, e mo che vuole questa? Sta scassa palle de vera, ma che cazzo vuoi che t'accolli? Ma dico io no, mappiamo se è una stanza di un motel, andiamo nel letto magico qua dietro. Ma sta cosa morbosa, damogli una soluzione, risolviamo sta questione che t'affligge, maledetta Vera che t'accolli. E che cazzo? Vera ci sfida, tirandoci uno shroomish che già lo raggiolo spazza via senza manco toccarlo, fanculo a spargispora. Namel o Numel che sia ovviamente si raffredda con pistolacqua e Marsh Stomp. Può essere un pochettino un problema, ma facciamo un attacco d'ala, lui riduttore e gelo raggio lo finisce. Tanti cari saluti a Vera Terza. Dopo sta perdita di tempo, quantomeno si rende utile dandoci la MN02 di volo, che provvedo subito ad insegnare al buon Peppe, al posto del caro vecchio attacco d'ala, che non è che l'abbiamo usato gran tanto, anche perché Peppe in attacco fisico lascia un po' a desiderare. Giungiamo a Forestopoli e qua la prima cosa da fare è acchiapparci intro forza dalla vecchiaccia, che con il caro buon vecchio dove sta, qui o qua, ci riporta ai tempi dell'asilo. Non so se pure a voi, ma almeno a me, mi facevano giocare sto giochetto insulso sia all'asilo che all'elementari, tra l'altro, che poi era la stessa scuola, dove bisognava nascondere, non lo so, una gommina, un gessetto, una stronzata, un piselletto in miniatura, un bigodino in mano, e chiedere quindi al compagno di classe dove sta, qui o qua. E se non indovinava nessuno, rimanevi tu a sfidare gli altri davanti alla lavagna, altrimenti quando qualcuno ti batteva la posizione passava a lui. Ma che cazzo ti ricordo che mi ha sbloccato sta vecchiarda? Ma io ci vedo ricordi dappertutto, pure sulla terza gen, che la pensavo un pochetto così, che lasciasse il tempo che trova, vedo ricordi pure qua. La sequenza è comunque destra-destra-sinistra, quindi la vecchia ci dà la MT di introforza che mediante accurate indagini sul campo ho scoperto essere di tipo fuoco. Ci potrebbe forse tornare utile, non è detto, ma comunque potrebbe essere come potrebbe non essere. Tanto valeva saperlo. Indagine fatta provando la mossa sui selvatici, logicamente senza salvare. Rincontriamo a caso Rocco che ci dà il demonscopio per smascherare i Kecleon che bloccano la strada e diventano invisibili. Fatta quest'altra burocrazia è il momento di sfidare la capopalestra di Forestopoli, Angela. Ci serviva il demoscopio perché un cazzo de Kecleon rompicoglioni sarà messo lì a diventare invisibile davanti all'entrata. Angela, che sti sottoni morti de foca dei suoi sudditi bramano come fosse la loro regina, ha tutti Pokémon uccello, quindi dovrebbe essere tipo, non lo so, non una passeggiata nel parco, una barzelletta, una bazzecola, un solletichino per Peppe. Arrivare da quella vanitosa di Angela, appunto, è un attimo. Gli enigmi delle porte sono più facili rispetto a Smeraldo, ma comunque non è che siano difficili manco là. Gli allenatori terribilmente in svantaggio contro onda shock e gelo raggio del nostro Peppe, quindi siamo davanti ad Angela. Swellow lo cappottamo del gelo raggio in vaschetta e surgelato. Pelipper invece onda shock è la morte sua, cioè proprio in tutti i sensi. Skarmory è un attimino un problemuccio qua ancora perché non ero proprio totalmente consapevole della potenza di Peppe. Non sapevo che con onda shock avrebbe buttato giù anche Skarmory in un sol colpo. Gelo raggio ce ne mette due, ma nel mentre lo congeliamo. Comunque doveva andare così. Altaria, che è drago volante, si affronta di gelo raggio d'obbligo proprio e vinciamo la medaglia piuma di Alice con un perfect di Tekkeniana memoria. Davanti a quest'onda di ineguagliabili successi mi vedo dunque orgogliosamente ottimista e fieramente un Peppe owner che guarda verso l'orizzonte ad un florido futuro per questa challenge. È il momento dunque di puntare alla nostra prossima meta in questa fantastica avventura con Peppe alla conquista della regione di Hoenn. Porto Algepoli? Stiamo arrivando.
ma questo accadrà soltanto al prossimo episodio. Pertanto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi nuove puntate della Peppe Solo Challenge, la sfida di estate 2023. Non dimenticate che potete supportarmi attraverso i mi piace, il passaparola, per far sì che questo canale cresca sempre di più. E potete supportarmi anche attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, mia unica forma di sostentamento. Noi ci rivediamo il prossimo giovedì per la quinta puntata della Challenge di estate 2023, un Wingull Peppe contro tutto Pokémon Rubino, sempre qui sugli schermi di Tubo 93.